E questo video sarà immenso, speriamo che non sia troppo lungo, ma vi parleremo ben di tre giochi in uno, come potete vedere, se si vedono questi tre giochi. Certo che siedono questi due, sono un cameraman professionista, mica le chiacchiere. Parleremo di Atmos 1, Atmosphere. poi Atmosphere 2 e Atmosphere 3. Ce ne sta anche un quarto, ma noi non l'abbiamo trovato. E poi, se siete proprio dei perspicaci, avete visto che in questo punto c'è un nuovo nostro amico, un microfono. Microfono. Chissà se ci aiuterà. Speriamo di sì. Stiamo facendo questo video, anche se già un altro youtuber che si chiama Tux, che se siete appassionati di giochi di certo lo conoscerete, ha fatto un video che non si può superare, però noi diciamo che ci mettiamo qualcosa in più e quindi abbiamo deciso, beh, parliamone pure noi, diciamo qualche stupidaggine anche noi. Oddio, ci sta questo gioco che si apre da solo, l'avete visto? È spaventoso. Lo È lo zombie. zombie. Guardate, guardate, si apre da solo. Vabbè, questi giochi non sono proprio dei giochi, ma come dice la copertina, sono dei videogiochi di società. Questo perché prima che esisteva internet e tutte queste cose, vogliono creare un'interazione tra il gioco da tavolo e la televisione. Perché dovete giocarci per forza con una televisione. Infatti, ognuno di essi ha una videocassetta all'interno. Ma non vi preoccupate, se li trovate, compratevi, non ci pensate due volte, se vi piacciono naturalmente, perché questi video li trovate, i video del Signore delle Tenebre, della strega, dello zombie, li trovate tutti quanti su YouTube. E poi, se siete interessati alle espansioni, se non avete il primo, non le comprate perché occorre per forza il gioco base per giocarci. Infatti, in queste espansioni c'è solo una videocassetta e delle carte o dei dadi aggiuntivi. Adesso monteremo il tabellone del primo Atmosphere e ve ne parleremo un po'. Tabellone. Prima vi descriviamo un po' la confezione. Io mi ricordo le pubblicità su Topolino, ma va di retro, non proprio, non lo vedevo perché io ho terrore di queste cose. Cioè, a me mi potete portare sulle montagne russe più alte, ma non nelle case dell'orrore. Però ci ho giocato pure io. Ma la forma, diciamo, oblunga, sembra una bara È una bara, perché c'è maniglioni. di lato ai maniglioni. E dentro tutto ha la stessa forma, anche le spiegazioni. Questo è il tabellone è fatto molto bene, non è di una stoffa ma di una carta ruvida. E, come potete vedere, rappresenta un cimitero e ci sono varie lapidi. Queste saranno le caselle su cui dovete camminare. Praticamente dovete fare un giro, dovete girare in tondo, sentendo quest'uomo che vi parla dalla videocassetta. Vecchio verme! Intorno ci sono dei demoni, una cosa del genere. E la cosa importante è che questo gioco può diventare anche una sorta di gioco di ruolo. E sono molto importanti i personaggi che sono stati ripresi anche nei seguiti. Infatti, il regolamento dice che se siete proprio presi, potete fare l'estrazione dei personaggi o comunque scegliere i personaggi giorni prima. Così, quando vi riunite, date modo alle altre persone di venire vestite ad uomo se siete uno zombie, vestite da zombie, se siete una strega, vi venite vestite da strega. Ora vi diciamo tutti i personaggi, li devo leggere perché già mi sbaglierò a leggerli. Allora c'è il Baron Samedi, che è lo zombie, di cui c'è anche il seguito, che è il colore bianco. Poi c'è Khufu, che è la mummia, è questa. E poi c'è Elizabeth Bathory, che è il vampiro, qui. E poi c'è Anne de Chantraine, che è la strega, e infatti il capitolo terzo è dedicato a lei, che è l'azzurro. Poi c'è Gevaudan, lo conosci? E il lupo mannaro. E poi c'è Ellin, che è il fantasma. E quindi ognuno avrà il personaggio, quindi sarà un vampiro, una strega e quello là, avrà un nome, avrà un colore, ma la cosa che interesserà al Signore Oscuro non sarà niente di tutto ciò, ma sarà il numero. Perché, diciamo, essendo questo un gioco universale, che mettendo sempre la videocassetta allo stesso modo, come vi poteva individuare se non con un numero? Era molto più facile. Vediamo, non ci giochiamo perché la videocassetta dura un'ora, vi lo spieghiamo un po', vi metteremo delle ispezioni del Vecchio verme! filmato. Allora, la prima cosa da fare è che ognuno pesca un numero. Io sono l'uno. Oh.
Hank 4. Quindi dovete prestare tantissima attenzione a quando il signor oscuro chiamerà il vostro numero. Dopo dovete aguzzare la vista e trovare la vostra casella sul tabellone. Questo ci vuole un po', perché è tutto un po' così. Allora, e oltre a fare questo, il signore oscuro durante il gioco, diciamo, darà degli appellativi. Quello più vecchio che giocherà di solito sono io, è il vecchio, cioè il più anziano. Vecchio verme! E sono io. Ormai sono vecchio, sono stata, da quando ci abbiamo giocato, per più di un mese sono stata vecchio verme. Così mi chiamavano, cioè, mi rendete conto. Allora, poi ci sarà quello più giovane, che non sarà un verme quello più giovane, chissà perché, poi ci sarà il prescelto. Sarà il prescelto. Ricordatevelo, quando chiamerò il prescelto, lui mi dovrà rispondere. Ora pagherà molto cara. Quindi vi dovete ricordare il nome, il numero e se il signor oscuro vi darà qualche carica ulteriore. E dovete tenere d'occhio la vostra... pedina. No, la vostra pedina sì, ma la vostra casella. Perché ve lo dirò tra un attimo. Prima di cominciare dovete fare un'altra cosa. Ci sono le tessere incubo. Dovete mettere tante tessere incubo quanti sono i giocatori. In massimo si può giocare in 6. Dietro le tessere incubo, questa matita che sinceramente non so se era... Sì, è quella del gioco perché c'è scritto atmosphere. Dovete scrivere la vostra più grande paura e dice che si cancellerà, ma questo è semplicemente un pezzo di carta e questa è semplicemente una matita. Quindi lo dovete cancellare con la gomma. Io per evitare tutto ci ho messo lo scotch così non si rovinano. Scusa, ma la cosa più bella, la cosa più bella di comprare i giochi usati, lo sapete qual è? Che la gente li rivende senza pensare, quindi noi sappiamo le paure di chi ce l'ha avuto prima di noi. Tipo, hanno scritto: essere aggredita nella notte ci può stare, le api ci può stare, un serpente con la faccia da scimmia un po' meno, ma quella che ci ha proprio stupito di più è Armandino il ferroviere. Voi lo conoscete Armandino il ferroviere? Io non lo conosco Armandino il ferroviere. In più ci sono anche le nostre paure dell'ultima volta che ci abbiamo giocato, diciamo che quella più sconvolgente è Kaiser Sozer. Se sapete chi è Kaiser Sozer, scrivetecelo nei commenti. Quindi dovete scrivere la vostra più grande paura, mischiare le carte incubo e metterle al centro del tabellone. Questo vi servirà alla fine del gioco. Poi, quando siete tutti pronti, premete la videocassetta, sentite cosa vi dirà il signor oscuro e poi potete cominciare. Allora, ma ce lo farai sentire cosa ci dirà il signor oscuro? Sì, qualcosa tipo, però... adesso! Ma chi tocca adesso? Chi sta per tirare il dado? Rispondimi! Il tempo è scaduto! Se non hai risposto... Sei mio sovrano! Prima di poter giocare di nuovo, dovrai tirare un 6! Che io sia giusto! Sono stato giusto con tutti voi! Sono anche stato... buono con tutti voi a volte, ma so anche essere cattivo, molto cattivo. Ora però voglio essere buono a turno. Tirate tutti il dado una volta sola e il vostro numero potete prendere una chiave. Allora, un'altra cosa che dovete fare: ogni volta che parlerà questo signore oscuro, voi dovete, non dovete più giocare, e la persona, diciamo, che è di turno, se gli dirà qualcosa, sarà rivolta a lui. Inoltre, quando si rivolgerà appunto alla persona di turno, dovete dovete rispondergli con sì mio signore. Vi parlerà sì mio signore, se no avrete una penalità. E diciamo, l'ultima volta che ci abbiamo giocato, questo povero signor oscuro si è preso le peggior parole, ma gli insulti proprio che io non ho mai sentito.
Allora, quindi con questo gioco ci potete giocare a due livelli. O fate le persone serie, vi immedesimate nei personaggi e giocate con questa velocità. Cioè, così quando avete il tempo libero dovete giocare con questa velocità, se no non arriverete mai alla fine. Oppure la prendete come una cosa divertente e giocate lentamente. Ok. Tiro i dadi. Va bene. Diciamo, questo gioco non è complicato perché tutte le cose che dovete fare sono scritte nelle carte. Quindi l'unica diciamo, prerequisito che dovete avere è saper leggere. Se sapete leggere siete a metà dell'opera. Quando comincerà a scorrere il tempo sulla televisione, questa persona dovrà tirare il dado e diciamo avanzerà farà il giro che vorrà, cioè potrà girare sia in senso orario che antiorario su questo tabellone. Cosa gli potrà accadere? Potrà capitare sulle carte tempo. In questo caso prenderà una carta tempo e queste carte come sono fatte? C'è un orario, appunto, è quello che potete fare in questo orario. Se l'orario è già passato non lo potete fare più, invece se dovrà venire potete giocare questa carta anche se non è il vostro turno e quindi dice io ho la carta in un minuto 53.02 e fate quello che c'è scritto sulla carta. Poi potete capitare sulle carte fato o foto, dipende come lo leggete, che abbiamo un nostro amico che lo legge foto, io prendo una carta foto, vabbè. Queste carte, diciamo, le carte fato, le carte sorte sono come gli imprevisti e la probabilità che stanno a Monopoli, quindi vi possono dare sia qualcosa di buono che qualcosa di brutto. Ad esempio potete avere delle carte che vi potete tenere, che servono per liberarvi dai buchi neri, oppure delle carte che potete usare soltanto se avete un determinato numero o se siete un determinato personaggio. La stessa cosa succede per le carte sorte, però con queste carte sorte se siete fortunate e prendete due carte che formano una chiave, potete prendere una vostra chiave perché... come le mie solite spiegazioni sconclusionate, non vi ho detto qual è il fine di questo gioco. Il fine di questo gioco è conquistare tutte le vostre chiavi. Ogni personaggio ha 4-6 chiavi e le deve conquistare. Le può conquistare in vari modi. Un modo è questo con le carte sorte, oppure glielo darà il Signore Oscuro, o via dicendo, con i vari eventi del gioco. Ognuna di queste carte vi conferisce un potere, ad esempio uscire dai buchi neri, che sono, diciamo... la penitenza peggiore, perché si sa quando ci entra ma non si sa mai quando se ne esce. Libero tutti quelli che sono nel buco nero, perché voglio fare uno dei miei giochi. Oppure far fare agli altri giocatori delle cose specifiche quando arrivano sulla vostra casella. Ecco perché vi dicevo prima di tenere d'occhio la vostra casella. Su molte carte c'è scritto coda o testa, perché si riferiscono a questa moneta che da una parte è una testa di un demone, di un diavolo, e dall'altra parte è la coda, quindi come la tirate la casualità vi porterà a fare qualcosa. Quando avete tutte quante le chiavi potete inerpicarvi su questi sentieri che vi portano al centro e quindi potete arrivare sulla barra centrale, sulla carta incubo e con un numero esatto. A questo punto, al turno successivo, tirate il dado, se vi esce 6 potete vedere il primo incubo. Se si tratta dell'incubo di un altro giocatore e non è il vostro, catapultatevi così, sul veglio del visitatore e spegnetelo, perché siete riusciti a vincere il Signore Oscuro. Altrimenti, cioè questa cosa è bruttissima, se è la stessa paura vostra ma l'ha scritta un altro giocatore, siete fuori dal gioco. Anche se è la stessa paura vostra, siete fuori dal gioco. Quindi vi consigliamo di giocarci almeno in 4-5 persone, perché se no avete il 50% di probabilità. Ora vi parleremo un po' delle espansioni. Allora, le espansioni del gioco ci siamo dimenticati di dirvi, perché noi siamo proprio dei professionisti in questo campo, che il gioco è della Clementoni, però è stato prodotto in America da A Couple of Cowboys. E c'è anche quest'altro simbolo che credo che sia il simbolo delle videocassette. Un'altra cosa che non vi abbiamo detto è che il testo è completamente in italiano e gli attori che diciamo fanno di volta in volta il Signore Oscuro, lo zombie e via dicendo, sono proprio attori italiani che hanno fatto questa videocassetta proprio per il gioco italiano. Potevano tranquillamente doppiarlo. La prima videocassetta che non vi abbiamo fatto vedere è questa, Atmosphere 1. Già sapevano che
sarebbero usciti gli altri, perché sta scritto anche sulle istruzioni. Il secondo, il protagonista è lo zombie, il Baron Sam D. I suoi simboli, come potete vedere, sono un orologio e un bastone rotto. Più che uno zombie, a me mi fa venire in mente uno stregone voodoo. Salve ragazzi e benvenuti a questo gioco, al mio gioco. Chiamatemi Zomini, chiamatemi quando vi pare, chiamatemi Bonsami. Afferrato. Allora, vedete tutta questa confusione sul tavolo, perché vi volevo far vedere che le carte tempo del primo Atmosphere non le dovete usare, dovete usare queste nuove che si differenziano perché hanno appunto i simboli del Baron Sam D, e dovete anche sostituire le carte fato nere con queste carte rosse. Foto, foto! Per il resto dovete usare tutto quello che c'è nel primo gioco. Poi dovete mettere nel vostro videoregistratore questa videocassetta e sentire quello che ha da dirvi il Baron Sam D. Come il Signore Oscuro, questi personaggi all'inizio del video vi sembrano delle persone quasi normali, per quanto possa essere normale uno zombie, però con l'avanzare del tempo, diciamo, la sua faccia si degraderà. Perché stai sciogliendo la faccia se non ti vedi? Allora, una delle poche differenze, cioè questo gioco serve, le espansioni servono per, diciamo, far vivere di più questo gioco, anche per, diciamo, dar corda agli appassionati. Una differenza che dovete fare è che invece di rispondere sì mio signore, quando qui il barone vi dirà dai dammi il brivido, dovete rispondere mo te lo faccio vedere. Ok baron, ci sto. Ehi voi, come vi suona la presentazione di un canale così straordinario in piena forma? Adesso gente, aprite bene le orecchie. Ogni volta che vostro vecchio zio Baron Sam vi dirà dai, dammi il brivido, voi risponderete ok Baron, ci sto. Sì, fate così, ok Baron, ci sto. La seconda, diciamo, un pochino diversa. Questa è la strega, la canzone che è la più moderna, le spiegazioni erano piegate, ma non so se le ha piegate chi ce l'aveva, però qua sembra che ci sono proprio segni di piegatura, quindi hanno capito che forse si potevano piegare le istruzioni. La videocassetta ha il colore arancione e la strega ha come simboli una rana e una sorta di scheletro di pipistrello. No, non lo so che animale è. La strega si chiama Ande Chantrain. Io pensavo strega salamandra. No, perché? E dice che la strega vi dirà, quando si rivolgerà a voi, voi gli dovete rispondere mea culpa Annie, che dice, che ve lo traduce anche, la colpa è mia, perché dice che lei, non so se la storia sia vera, è stata bruciata sul rogo a 17 anni e voi gli dite che la colpa è vostra. Fato e tempo, come nella scorsa, che questa volta sono arancioni e gialle, c'hanno sempre la rana e questo scheletro, ci sono anche due dadi. Questo perché si giocherà tutto il gioco con due dadi, tranne per il numero 1 che ho preso io, che quando diciamo la signora oscura, la strega, vi dirà di lanciare il vostro numero, avete la grazia di usare un dado solo, perché con due dadi è un po' impossibile che vi esca il vostro numero. E anche di questi vi metteremo un breve filmato, ma sappiate che potete vedere il filmato totale su YouTube. Silenzio! A chi cerca adesso? Confessa! Quanti anni ha?
dividi questo numero a metà e dammi il risultato. Dividilo di nuovo a metà. Ancora a metà. Dividilo ancora una volta. Se ti è rimasto qualcosa, hai altrettante possibilità di tirare i dati e tentare di fare uscire il tuo numero. Se ce la fai, puoi prendere una chiave. Non ce la fa più a reggere la videocamera, quindi è arrivato il momento di salutarvi. Saranno anche 3 ore che stiamo insieme per a vedere questo video. Speriamo che questi video di Halloween vi sono piaciuti, e come succede anche in Nightmare Before Christmas, è finito Halloween, arriva Natale e noi non abbiamo idea su che video fare. Se voi ci volete dare qualche idea, ciao.